si fanno sentire i tifosi, c'è anche la partita, atmosfera che si sta riscaldando. Ancora un attimo di pazienza e si parte. Pierluigi Pardo vi saluta e vi dà il benvenuto assieme a Daniela Dani. Si è detto e scritto molto alla vigilia su questa sfida, è arrivato il momento di passare ai fatti. Si annuncia la partita di grande livello. Sfida di cui si è detto e scritto molto alla vigilia. Si è parlato anche troppo. Ora ci siamo. Speriamo che le due squadre possano offrirci uno spettacolo all'altezza. Questo è il mio augurio. Questa è la formazione con cui si schiera in campo il Genoa. Le ripartenze non hanno davvero segreti per loro. Un sistema di gioco adottato con regolarità. Ci vogliono ovviamente, e loro ce li hanno, i giocatori giusti per ottenere risultati. E loro hanno dimostrato di averceli, perché concedono poco quando vengono attaccati. E una volta riconquistata palla, sanno prendere in contropiede la retroguardia avversaria, sfruttando quelle che sono le loro armi principali, palleggio e velocità. Pressing e raddoppio di marcatura sono il credo tattico di questa squadra. È chiara l'intenzione di non lasciare agli avversari il tempo per pensare alla giocata. Diventa complicato ragionare sapendo di avere sempre un avversario addosso non appena si riceve la palla. Le probabilità di essere costretti a forzare la giocata aumentano e quindi anche la possibilità di errore. Il rovescio della medaglia è che si rischia di concedere qualcosina dietro. Ci siamo, possiamo cominciare. Difende palla in attesa che arrivino i compagni. Provano a farsi vedere in avanti. Ecco Politano. Ha rischiato, ma è un grande intervento. Pallone in out, sarà calcio d'angolo. La battuta corta. Juan Jesus. Osimhen. C'è la conclusione. 1-0. Cambia tutto subito. La regia ci manda il replay del gol. Palla che si è infilata all'altezza del primo palo. Da rivedere il posizionamento del portiere, ovviamente. E non ha coperto bene, eh? No. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Intervento sul pallone di Politano. Mette palla in profondità per il compagno. Ecco Politano. Zielinski! E c'è il gol, li hanno fatto subito un altro. Difesa evidentemente ancora sotto shock. Questo replay del gol, l'appoggiata praticamente in rete da pochi passi. Il portiere poteva farci ben poco. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Punta l'area. Difende bene il pallone. Fa da schermo al pallone con il corpo. Palla che rotola via dopo un buon intervento.
squadra ospite che si è fatta preferire nel possesso palla, lo confermano anche i numeri. Stanno letteralmente dominando il gioco. Fanno correre a vuoto gli avversari, il giro palle veloce ed efficace, preciso. Trovano sempre l'uomo libero tra le linee per concludere a rete. Il risultato rispecchia perfettamente la posizione ottima, vediamo. Prova a inventare qualcosa. Il portiere ci arriva. Cambia corto col compagno. Che col pulito sul pallone. Ancora pochi minuti da giocare in questo primo tempo, fin qui controllato dagli ospiti. È evidente che questa sia la loro partita. La formazione avversaria sta faticando parecchio, non riesce a tenere le marcature. Sembrerebbero avere la strada spianata verso la vittoria. Occhio però a non rilassarsi e a non staccare la spina prima del tempo, perché un gol riaprirebbe tutto. Decisivo l'intervento che evita guai. Politano. Palla per Politano. C'è un minuto ancora da giocare. C'è il taglio in mezzo. Si guarda intorno, vediamo se inventa qualcosa. Decisivo l'intervento del difensore. E finisce così il primo tempo. Era uno degli osservati speciali, ma fin qui ha deluso, sei d'accordo? Sono sotto anche per il suo mancato contributo in fase offensiva, inutile negarlo. Un attaccante che non riesce a rendersi pericoloso diventa dannoso. Deve cercare di darsi una svegliata, compagna, a ribaltarla. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Genoa che muove il pallone a caccia del gol che potrebbe riaprire il match. La perdono. Possono colpire di rimessa. Zielinski. Tenta la verticalizzazione, buona idea. Può segnare da lì. Il portiere chiude la porta e disinnesca questa conclusione. Stava già per risultare e non sarebbe stata la prima volta oggi. Bravo e attento l'estremo difensore. La mette in area. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Entrata efficace sul pallone. Ha spazio davanti a sé. Ferma l'avversario, palla in fallo laterale. C'è un cambio nel Genoa. C'è il movimento dei compagni. Tackle vincente in area, palla di nuovo loro. Lobotka. Fin qui non c'è stato un grande possesso palla da parte della formazione ospite. È vero che molti allenatori puntano molto sulla gestione del possesso palla per stressare la resistenza degli avversari e poi aprirsi spazi invitanti, però a volte basta anche solo un tiro in porta per vincere. La supremazia territoriale fine a se stessa non serve a niente, la differenza la fanno i gol. Buono il contrasto. Prova ad aggirare la difesa. Palla per Osimhen.
Intervento decisivo e palla gol che sfuma. Ancora un quarto d'ora da giocare. Gran palla. È il pallone giusto per riaprire la sfida. Intervento del portiere che vale come un gol. E non si è lasciato sorprendere. È pronta la sostituzione. La mette in mezzo. Ripartono in campo aperto. C'è campo per andare. Ottima lettura. Ha un'autostrada a disposizione. Gioco fermo, fuori gioco, poteva essere un'occasione. Manca poco al segnale di chiusura con gli ospiti che possono gestire un ampio vantaggio. Una prestazione da incorniciare, Pierre. Hanno preso il comando delle operazioni e dettato i tempi di gioco a piacimento. Non si accontentano di vincere, vogliono dominare. Questa è la mentalità. E finora direi che ci stanno riuscendo in pieno. Occasione importante. Probabilmente salva il risultato con questa super entrata. Si aprono spazi invitanti. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Finisce qui con la testa della formazione ospite per questo successo. Hanno avuto la meglio al termine di una vera e propria battaglia. Una battaglia campale contro una squadra che ha dato l'anima. Un motivo in più per celebrare questo successo di misura. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Con che sorriso sta uscendo dal campo, Pier? E ha ragione, eh? Oggi può tornare a casa con in tasca un gol e la vittoria.